Ciao ragazzi, io sono Loki e oggi sono qui per mostrarvi un nuovo glitch. Il glitch di oggi vi farà diventare immortale e vi farà anche volare. Un glitch davvero sorprendente, quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito. Il glitch che vi sto per mostrare necessita delle macchine. Quindi, essendo che in questa squadra ce n'è solo una e si trova qui, come vi ho fatto vedere nello scorso video, non so se consigliervelo di fare proprio lì, ma se volete potete farlo anche lì, anche se sarà un pochino più difficile. Ok, quindi vi consiglio di andare in questo posto dove sto andando io, cioè a Fattoria Frenetica, e poi qui. Prima dovete prendere una macchina qui, al posto dove c'è il cinema. Scusate, ma non mi ricordo bene come si chiama, quindi per ora lo chiamerò il cinema, diciamo così. Dovete andare al cinema, e una volta nel cinema dovete prendere una macchina e un'arma. Una volta che avete sia la macchina che l'arma, dirigetevi a Fattoria Frenetica. Una volta arrivati, mettete la macchina a fianco a uno di questi cosi, quelli là che servono per nascondersi. Quindi una volta messa a fianco, scusate che sia molto vicino, lasciate la macchina, date due picconate a questo. Ovviamente non funziona solo con questo, funziona con tutti gli oggetti che si possono usare per nascondersi. Però diciamo che io l'ho fatto qui perché è abbastanza facile farlo qui, essendo che ci sono sia le macchine molto vicine che questi. Come si fa il glitch? Una volta che avete dato due picconate all'oggetto per nascondersi, quindi al cumulo di paglia per me, iniziate a costruire, quindi fate una scala, un pavimento, scala pavimento, scala pavimento, così. Ok, una volta che avete una certa altezza, dopo aver dato ovviamente i pugni al cumulo di paglia per me, poi ovviamente voi potete usare anche un'altra cosa, volete sia saltare che sparare allo stesso tempo e poi prendere il bottone, per me il quadrato che sono su console, per entrare lì dentro. Quindi saltate, sparate ed entrate. E quando rimarrete bloccati così, vorrà dire che il glitch sarà compiuto. Entrate nella macchina e così potrete spostarvi. Adesso, se volete semplicemente fightare contro un vostro nemico, gli andate vicino con la macchina, scendete dalla macchina e sparate. Potete vedere che siete bugati in questo modo. Il nemico non potrà farvi nessun tipo di danno, ma voi potrete sparargli e sarete immuni sia ai danni, e potrete anche passare attraverso gli oggetti. Infatti, se adesso ritorno nella macchina e mentre sto muovendo la macchina io lascio la macchina, potete vedere che io riesco a muovermi. Vi consiglio comunque di stare attenti perché non potrete buildare, comunque potete vedere, e prenderete lo stesso danno dalla safe. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Da Loki è tutto. Ciao a tutti.